adesso che mi dici? Se usiamo i tuoi ingredienti, sì, più due ingredientini particolari, mm, e proviamo a fare un piatto. Sì, eh? Non so se sarò bravo come te. Iniziamo, prendiamo il tuo brodo, bravo, colla di pesce, li mettiamo a mollo, mm, nell'acqua fredda, fredda, la strizziamo, mm, e lo andiamo a mettere dentro il nostro brodo. Mettiamo due cucchiai abbondanti di marsala, prendiamo il nostro brodo, lo andiamo a mettere sul fuoco dolce. Deve appena riscaldarsi, quindi, e si deve squagliare la colla di pesce. Vabbè. Ok? Sì. Versare il composto in una teglia con carta da forno e mettere in frigo. Raffreddare finché non si addensa in gelatina. Sistemare il grana grattugiato in una padella antiaderente ben bene. Si lascia sciogliere per formare una cialda croccante. In 5 minuti è pronta per essere arrotolata in modo da formare una cornucopia con l'aiuto della carta da forno. Sfila! Sfilacciare la carne di manzo e di cappone, sempre quella preparata da Adriana, e condire con olio e peperoncino. Prendiamo la mela, perché noi la aggiungiamo qua. Ah sì? Eh sì, mi dà quel tocco di acidità. Togliere la gelatina dal frigo, tagliarla a cubetti e sistemarla sul piatto. Sovrapporre la cornucopia farcita con la carne. Decorare con uno spicchio di mela tagliata a ventaglio, un pomodorino e un filo d'aceto balsamico. Ecco qui che il vostro piatto è pronto. Croccante! Mmm,